Prima. Va bene? Mi sentite di nuovo? Sono amplificato. Sì, ecco, 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 ecco. Ancora tre minuti esatti, perché saremo di una puntualità spaventosa. Com'è l'audio? A voi piace? Si sente bene dappertutto, anche in fondo? Per compensare un po' il disagio del calore che voi sentite già da parecchi minuti da quando siete arrivati, sappiate che a me ne infliggono uno aggiuntivo, perché quei riflettori là sprigionano il calore di un forno a microonde, quindi io farò penitenza insieme a voi. 15.58, il conto alla rovescia si sta avvicinando pericolosamente al momento in cui dovrete davvero ascoltarmi. C'è qualcuno, non so se siano i, i, i più astuti, quelli che conoscono il microclima locale, che ci sta seguendo e li saluto con molto affetto, era già quasi completo il, il, il palcoscenico di là in Piazza Colombo, cioè lì al porto, era già bello pienotto. Lì c'è un venticello che viene dal porto, eh, che al posto dei vostri molto ecologici, molto sostenibili ventagli. Eh, si, vede che siamo in... si vede che Greta è passata di qua, adesso è tornato di moda al ventaglio. Eh, però quelli che, quelli che ci stanno seguendo di là e che di nuovo torno a salutare, sono probabilmente graziati da un venticello. Allora siamo pronti. Riprendiamo dopo la pausa del pranzo in eh, diretta streaming sul sito del Festival della Comunicazione anche in piazza Colombo ma soprattutto qui in piazza di Battistone con eh, un grande amico, un camoglino, un eh, grande giornalista, scrittore ma soprattutto un grande esperto di eh, economia eh, e ce lo dimostrerà oggi parlando perché lui difende la nostra civiltà. Grazie Federico Rampini. Grazie, grazie Danco. Tema bellissimo che mi ha affascinato fin da quando Danco me lo disse quest'estate sulla spiaggia. Ho cominciato a, a elaborare, forse parlerò meno di economia rispetto ad altre volte. Che poi il, il colpo di, di fortuna di questo festi questa edizione del bellissimo Festival di Camogli è venuto da una notizia di due giorni fa da Bruxelles, eh, io, io la, la leggo sul New York Times ma non per snobismo, è che due giorni fa ero ancora a New York e quindi l'ho trovata qui, immagino che sia circolata anche sulla stampa europea. Dunque, Ursula, la famosa Ursula, Ursula von der Leyen, la nuova Presidente della Commissione europea, è già incappata nella prima tempesta politica del suo... Recentissimo mandato perché aveva deciso di istituire un incarico di vicepresidente. Tra le deleghe del vicepresidente della Commissione europea c'era questo incarico vicepresidente alla protezione del nostro stile di vita europeo. Vice president for protecting our European way of life. Apriti cielo. Cioè l'idea che alla Commissione Europea ci sia qualcuno che si occupa di difendere la civiltà europea, perché di questo si tratta, detto in maniera un po' più leggera, è, è uno scandalo. Non è politically correct, perché naturalmente questo è stato interpretato come una specie di apertura alla destra sovranista, la difesa dei valori cristiani, giudeo-cristiani, insomma, la difesa di tutto quello che siamo noi e quindi necessariamente contro. Quelli che non sono noi. Insomma, è stata una tempesta seria, tant'è che alla fine questa delega credo che sia sparita, se l'è dovuta rimangiare. Guai, guai a difendere la nostra civiltà. Questo è un, un incidente piccolo, minore, ve lo siete già. Se, se mai è stato riportato dalla stampa europea ve lo siete già dimenticati, ma è abbastanza indicativo dello, eh, del clima. Di sciocchezzaio ideologico in cui stiamo sprofondando in quest'era politically correct. Difendere la nostra civiltà è diventato un peccato mortale. E invece quello che farò esattamente io, cominciando con queste letture dai miei ultimi libri, vi spiegherò perché avremmo eh, bisogno di mh, una. A parte il fatto, scusate, torno un attimo sull'incidente che ha, che ha eh, coinvolto Ursula. Quando uno dice. Il, il modello europeo in giro per il mondo vuol dire per esempio anche una difesa del modello europeo contro quello americano, perché vi è chiaro che il modello europeo è fatto di diritti sociali, la sanità, la scuola gratuita, Ma ci sono anche tutte queste cose dentro, eh? non è necessariamente eh, un, un modello europeo da, da contrapporre all'Islam o alla Cina o alla Russia di Putin. Eh, Putin, poi ci torneremo, Putin è quello che mentre io stavo volando... A Osaka, in Giappone, quest'estate, per il vertice del G20, rilasciò un'intervista straordinaria al Financial Times, una specie di manifesto ideologico. Anche lui stava volando al, al G20, però lui ha, aveva la possibilità di farsi intervistare, credo, sull'aereo di Stato. In cui disse: Le liberal democrazie sono finite, caput. L'Occidente ha perso. Le liberal democrazie non sono più in grado di soddisfare i cittadini. Beh, ma io non, non sto facendo, non sto cominciando una dissertazione, questo è, una, è un reading, l'ho detto, no? Letture. Allora, comincio da questo libro, L'Oceano di Mezzo, un viaggio lungo 24.539 miglia. Editore La Terza, bellissimi acquarelli di Nicola Magrin, e questo è un libro di racconti di viaggi. C'è anche tanta liguria. Ci sono racconti, luoghi, paesaggi, nostalgie, ricordi, terre vicinissime a noi e terre lontanissime. Comincio qui da un brano dove racconto la mia infanzia a Bruxelles, perché io sono cresciuto, anche se le radici familiari sono liguri, sono cresciuto a Bruxelles. E racconto eh, l'impatto con l'immigrazione. Stiamo parlando, però, inizio anni '70. Eh, Federico Rampini, adolescente. Noi avevamo tanta povertà e arretratezza a casa nostra, una questione meridionale di cui erano visibili le tracce nel nord Europa. Noi italiani, io ero comunque un italiano trapiantato nel nord Europa. I nostri emigranti, ancora negli anni Sessanta, fluivano in Belgio come minatori del carbone, muratori, camerieri, ciabattini, donne delle pulizie. Parlavano un italiano stentato, il veneto, il friulano o i dialetti del sud imbastarditi con un brutto francese dall'accento belga. Cominciai a frequentarli, io non sono figlio di immigrato, non sono figlio di un minatore, mio padre era andato là alla nascita della Commissione europea, fu uno dei primissimi funzionari europei, l'epoca gloriosa di Altiero Spinelli, quando erano molto, era una cosa molto piccola l'Europa a sei ed era una cosa minuscola la Commissione europea, non era quel gigante tecnocratico di oggi, ma cominciai a frequentare gli immigrati italiani grazie a un sacerdote bresciano, Don Bruno Ducoli. Era il mio prof di religione al liceo, impegnato soprattutto nel lavoro con gli immigrati. Li aiutava a superare ritardi scolastici, ad acquistare coscienza dei propri diritti, a organizzarsi sindacalmente e politicamente. Sotto la direzione di Don Bruno, da adolescente andavo a lavorare nei loro corsi serali, gli aiutavo a fare i compiti. Ero dopo scuola. I miei coetanei che incontravo nel Centro di Azione Sociale Italiano, Università Operaia, erano già la seconda generazione. Lacerati in uno shock culturale tra la condizione di eterni stranieri dei loro padri e la loro sofferta assimilazione che rischiava di sradicarli, trasformarli in apolidi, spaesati tra due identità, la grammatica francese e i quaderni di Antonio Gramsci, l'algebra e la lettera a una professoressa di Don Milani, il manifesto del Partito Comunista di Marx ed Engels e Cristo si è fermato a Eboli, erano le nostre letture comuni nel doposcuola. Furono quelle serate le mie prime lezioni vere sull'ingiustizia. Ma quel nucleo di amici che si formò attorno alla scuola serale di Don Bruno si allargò fino a diventare un'organizzazione in difesa degli immigrati. I miei coetanei cresciuti nei quartieri degradati di Bruxelles seppero evitare il razzismo dei poveri, anzi, diventarono la punta avanzata di un movimento multietnico riconosciuto come un interlocutore politico dal governo belga. Dopo anni di lotte, grazie a loro, gli immigrati conquistarono il diritto di voto in Belgio, anche gli extracomunitari, tutti, tutti, compresi i nordafricani. E insieme col diritto di voto arrivarono tante altre conquiste, un welfare inclusivo sul modello scandinavo, sussidi di disoccupazione, altre reti di sicurezza estese agli stranieri. Investimenti speciali nella scuola per aiutare le minoranze etniche, un'attenzione della politica e dei media per valorizzare tutte le voci che rappresentavano gli immigrati. Questa è la nostra civiltà. Questo mi è venuto in mente, il ricordo di quegli anni, di quelle battaglie, delle loro conquiste di civiltà. Mi venne in mente e mi fece sobbalzare. Due volte, il 22 marzo 2016, quando appresi, io mi trovo a Cuba, a La al seguito di Barack Obama che stava tentando un disgelo. Mi arrivò la notizia dell'attacco terroristico a Bruxelles, le bombe all'aeroporto di Zaventem, alla stazione di metropolitana di Malbec e prima di tutto ci fu il dolore perché a quella città sono rimasto molto legato. Mia mamma abita ancora lì, io ci ripasso frequente e poi il dolore quando cominciai a leggere sui siti internet le imbecillità scritte dai miei colleghi giornalisti progressisti politically correct. Il fatto che naturalmente quelle stragi erano il risultato e la conseguenza della emarginazione, dello sfruttamento, del disagio sociale. Nessuno che abbia fatto la fatica di andare a visitare i cosiddetti ghetti per immigrati di Bruxelles, che erano ghetti davvero, quando ci abitavo io, non nei ghetti, ma andavo a fare il doposcuola lì, erano ghetti sul serio. Oggi non lo sono più. Quei quartieri che i colleghi ignoranti hanno definito ghetti sono pieni di nordafricani che fanno gli avvocati, i professori universitari, gli informatici, eletti nel Parlamento belga meraviglioso esempio di integrazione. È una delle ragioni per cui ce ne sono così tanti di immigrati, non perché a Bruxelles, non perché vengono trattati male, ma perché sono approdati ad un modello di civiltà che li attira e ha saputo rispettarli, ha saputo cambiando molto naturalmente, correggendo storture e ingiustizie che c'erano. Vengo a una seconda lettura. Qui siamo in un altro libro, Quando inizia la nostra storia. Salto di continente, mi trovo negli Stati Uniti, a New York, nella città dove abito da dieci anni adesso. Lo chiamano commencement, alla radice del verbo cominciare, segna simbolicamente l'inizio della vita adulta. È così che per tradizione si definiscono le cerimonie di consegna del diploma di laurea o graduation nelle università americane. Per me è un evento carico di bei ricordi, laurea e dottorato di mia figlia Costanza, perciò mi commuovo quando mi trovo in mezzo a una di quelle cerimonie che gli Atenei americani curano con solennità. A New York, al campus della Columbia University, nel commencement day ho scattato un po' di foto col mio cellulare. Anche se stavolta non erano coinvolti membri della mia famiglia. Tante altre famiglie sì. È un dato etnico che è una costante del mondo accademico americano. L'alto numero di ragazze e ragazzi asiatici circondati dai genitori, molti dei quali hanno affrontato viaggi intercontinentali lunghissimi una fatica compensata dall'immensa soddisfazione, dall'orgoglio per il traguardo raggiunto dai figli. Passeggiando nel maestoso campus universitario della Columbia, riconoscevo tante famiglie cinesi. A occhio con una stima approssimativa, ho avuto l'impressione che un laureato su tre fosse asiatico quel giorno. Non so se la Colombia abbia dati precisi e se possa divulgarli, perché di questi tempi parlare di composizione etnica è diventato un tabù, e non solo per la destra trumpiana, ma paradossalmente anche per la sinistra. Lo spettacolo che ho visto alla Colombia era simile peraltro a quelle delle due feste di graduation di mia figlia in California, ed è la sintesi di due fenomeni opposti. Il primo ci ricorda una delle forze dell'America che Trump può scalfire solo superficialmente. Il suo sistema educativo è una calamita che attira talenti dal mondo intero, tanti giovani italiani naturalmente, e rafforza la nazione americana perché rinnova le sue élite, intese in senso positivo: scienziati, imprenditori, professionisti. L'attuale governo, l'amministrazione Trump, ha reso più difficile la concessione di visti per alcune categorie di studenti, soprattutto dal mondo islamico, ma le università americane continuano a essere multietniche. Questa è la verità che piace alla sinistra e che lo schieramento progressista giustamente rinfraccia a Trump, la diversità come forza. Ma c'è una seconda verità. Che ai progressisti americani risulta indigesta. E qui vi devo raccontare delle cose che vi sembrano lontanissime, ma il clima di radicalizzazione dei campus universitari americani forse non ve lo potete immaginare se non ci siete stati dentro. Tra le manifestazioni estreme del politically correct, nei campus universitari è in corso una campagna per vietare che l'America negli statuti delle università, nei discorsi ufficiali del commencement, che l'America venga definita terra delle opportunità. Questa espressione, che fa parte della retorica nazionale da molti anni, oggi viene considerata offensiva verso alcune minoranze sfavorite, per esempio neri o ispanici. Cioè dire loro che vivono in una terra delle opportunità significa offenderli se non riescono ad avere successo nel mondo accademico o nel mercato del lavoro. Questo è un altro esempio di come stiamo scivolando in una spirale autodistruttiva, di perdita di autostima. Dobbiamo addirittura vergognarci di quello che siamo anche quando sono gli altri a dirci quanto la nostra civiltà li attira le élite cinesi continuano anche in questo clima di guerra fredda strisciante tra le due superpotenze le élite cinesi continuano a mandare i loro figli a studiare in America la figlia del presidente cinese Xi Jinping ha frequentato Harvard loro ci stanno dicendo che il nostro è un modello di civiltà che prendono molto sul serio. Il sistema educativo soprattutto poi a quei livelli è una delle punte dell'iceberg sotto il quale ci sta quello che dovremmo chiamare la nostra civiltà. Loro hanno un'ammirazione sconfinata. Nel nuovo politically correct dobbiamo vergognarci anche di quello torno al libro di prima, l'oceano di mezzo e questa volta vi porto lontanissimo, ma dall'altra parte del mondo, proprio l'altra. Questo è il Federico Rampini di 23 anni al suo primo in incarico di lavoro piccolo e breve eh, in estremo oriente, in Indonesia. Il sì, primissimo, proprio primissimo contratto di lavoro remunerato che ebbi all'età di 23 anni era un contratto di ricerca in Indonesia per andare a studiare l'impatto sul tessuto economico, sociale, locale di una grande multinazionale che conosciamo tutti, che è la Nestlé Svizzera. E quindi dovevo fare il lavoro che fa un ricercatore in questi casi, cioè intervistare un po' tutti i dipendenti, gli operai, cercare di capire in che razza di mondo mi trovavo. E vi assicuro, qui siamo nel 1979, che eh, se, mi sembrava di essere precipitato nelle, nelle pagine di un romanzo di Joseph Conrad, indonesia del 79, tra l'altro neanche la capitale giacarta, perché la fabbrica della Nestlé stava a Surabaya, eh, la parola globalizzazione non era stata ancora inventata. E certamente se qualcuno stava cominciando a immaginarla non l'aveva ancora detto agli indonesiani. Era un mondo molto, molto esotico. Allora, eh, questo è un, è un quadretto di, di, di quell'esperienza di, di, eh, di lavoro in un mondo così diverso dal mio. La classe operaia che lavorava per le prime multinazionali occidentali era a sua volta una specie di aristocrazia, perché aveva salari più alti degli operai che lavoravano per i capitalisti locali, livelli di igiene e sicurezza sul lavoro impensabili per la massa del proletariato locale, non aveva però il diritto di militare in un sindacato o di scioperare. In Indonesia c'era un regime autoritario. Venne affidato dal management della Nestlé a uno dei pochi loro manager indonesiani, molti erano espatriati svizzeri un colonnello riservista dell'esercito indonesiano che mi fece da guida, mentore, interprete, sorvegliante e spia. Un curioso personaggio, simpatico, estroverso, caloroso e imprevedibile, inquietante. Si vantava con me di essere cattolico, perché le, le religioni cristiane lì sono religioni elitarie rispetto al popolo che è piuttosto musulmano o in certi casi induista come nell'isola di Bali. Quindi si vantava di essere cattolico per questo in cerca di complicità. Poi una sera, dopo il lavoro, mi portò in un centro di massaggiatrici dove potevo scegliermi una ragazza mia coetanea o forse minorenne. Il colonnello mi fece capire che i massaggi erano sublimi, ed era vero, ma che un sovrapprezzo mi avrebbe... Procurato ben altri piaceri. Mi rifece la stessa proposta. Più tardi, in discoteca, dopo che un paio di splendide ragazze avevano ballato con noi, anche loro, mi spiegò, erano a disposizione. Me la cavai quella sera con una sbronza memorabile e tanto vomito. Smaltì così lo shock di un mondo tanto distante. Ricordo che in mezzo all'ubriacatura da whisky sentivo quasi di dovermi giustificare col colonnello del fatto che mi fermavo molto prima di lui nei rapporti con quelle ragazze così invitanti e continuavo a ripetergli che io ero cattolico, in realtà militanza nel PC a parte, avevo smesso di credere e di praticare da tempo. Mi sembrava però che la mia italianità mi offrisse una scusa ufficiale verosimile e inappellabile. La realtà era un'altra e in fondo migliore, che l'Occidente in quegli anni già viveva una rivoluzione femminista, fatta di diritti e anche di rispetto da parte nostra. La generazione dei nostri padri andava ancora nei bordelli, la mia no. Le nostre donne si erano conquistate un po' di cose e la loro condizione negli anni 70 non era quella degli anni 50. A Surabaya mi risultava un po' complicato articolare questi ragionamenti con un colonnello dell'esercito indonesiano. L'applauso L'applauso è evidentemente rivolto alle conquiste delle donne. E guardate che questo tema io me lo sono ritrovato molto molto più di recente, ormai con i capelli bianchi, in uno dei tanti tanti altri viaggi che racconto, che percorrono i miei libri. Il viaggio in Iran l'anno scorso, dove eravamo un gruppo, metà erano donne, le, le mogli, costrette a portare il velo prese in disparte molto spesso dalle donne iraniane, che quel velo lo subiscono come un sopruso da parte di un clero prepotente, sessista, arrogante, anche violento. La polizia religiosa può essere molto violenta contro una ragazza che faccia un gesto di sfida togliendosi il velo con noi uomini certamente noi uomini stranieri non ne parlavano ma erano tante le occasioni in cui le iraniane prendevano in disparte le nostre mogli e cominciavano a sfogarsi con loro e allora tornare qui e trovare degli intellettuali politically correct che il velo lo difendono in nome del multiculturalismo di nuovo fa parte del sciocchezzaio dello sciocchezzaio di chi ha deciso di non difendere più la nostra civiltà, neanche quando questa civiltà vuol dire diritti delle donne. Altro viaggio, altro libro, La notte della sinistra. Allora, qui siamo a un viaggio ancora più recente perché è il gennaio di quest'anno, lunga traversata dell'Etiopia, appassionante, affascinante perché è stato un viaggio no, non turistico, cioè anche turistico, però la missione prevalente era, eravamo guidati dal direttore di una ONG umanitaria che ha diversi programmi attivi in Etiopia, scuole per bambini, ospedali per bambini e quindi andavamo prima di tutto a visitare. Questa è realtà. E però al tempo stesso il contatto con la popolazione etiope è interessantissimo. E, e anche lo studio, perché lo sapete questo, ormai credo di avervelo raccontato. Io viaggio con un bagaglio pesante di libri al seguito. Mi, mi documento sulla storia dei paesi e poi interrogo coloro che ci vivono su come la percepiscono loro, la propria storia, poi visito i musei, ci sono anche dei musei piuttosto interessanti in Etiopia, anche se non hanno troppi soldi da spendere nella manutenzione. Leggo, studiare la storia etiope serve a vaccinarci dal vizio che perseguita noi occidentali, quello di credere che siamo l'ombelico del mondo. Prima avete visto quel, eh, il filmato di chi diceva siamo tutti africani, siamo nati tutti lì, no? Eh, Lucy, ma conoscete la storia di Lucy, no? E sono i resti fossili di questo scheletro della prima ominide, la nostra antenata, Lucy, è stata chiamata così, e questa è, è una citazione che è troppo divertente per, per tralasciarla: perché il paleoantropologo paleo americano che ha scoperto per primo quei resti, era un fan dei Beatles. Lucy in the Sky with Diamonds. Bene, studiare la storia etiope serve a vaccinarci dal vizio che perseguita noi occidentali, credere che siamo l'ombelico del mondo, ovvero sia nella versione politically correct dal dogma per cui ogni sofferenza dell'umanità contemporanea si deve ricondurre alle colpe dell'Occidente, dell'uomo bianco. Basta scavare bene, basta seguire le piste giuste rispolverare le dietrologie adeguate e alla fine spuntiamo sempre noi, il nostro colonialismo, il nostro imperialismo, il nostro capitalismo. Solo espiare le nostre colpe può appagare una sinistra che non apre mai i libri di storia. Li sta, li sta riscrivendo, eh? <ride> L'Etiopia va fiera dei suoi libri di storia che raccontano una vicenda un po' diversa dai luoghi comuni e dagli stereotipi superficiali. E ci ricordano che è esistito un imperialismo africano, aggressivo, prepotente, predatore, molto prima che si affacciasse quello bianco. Le tensioni etniche che attraversano le varie componenti della popolazione etiope non le abbiamo fabbricate noi. È da duemila anni che re e imperatori, dai tempi della regina di Saba, sfruttano i popoli vinti. Lo schiavismo lo praticano da sempre. Anche quello non è un orrore dell'uomo bianco. Il commercio degli schiavi è più antico di quello dell'oro, dell'incenso e della mira in tutta l'Africa è sempre stato un sottoprodotto delle guerre di conquista fra potenze locali. Ne divennero grandi intermediari esterni gli arabi, gli arabi specialisti nella tratta degli schiavi su lunghe distanze, anche intercontinentali. Furono loro i primi a fornire manodopera eh, ridotta in schiavitù eh, per le Americhe, furono gli arabi. Naturalmente fece un salto di dimensioni quando incrociò la conquista delle Americhe da parte dei bianchi e la manodopera africana in schiavitù servì il business delle piantagioni di cotone, tabacco, canna da zucchero nel Nuovo Mondo. Ma non c'è nulla che l'Occidente abbia inventato in questo campo se non l'abolizionismo. Sì, quella è una conquista della civiltà occidentale. L'Etiopia non può e non vuole attribuire a noi i suoi problemi. Non solo non è mai stata una colonia dei bianchi, eh, ricordatevi che i, 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 gli etiopi si rifiutano di parlare di colonizzazione italiana perché il periodo mussoliniano durò cinque anni: niente, e poi fummo immediatamente sconfitti e cacciati via. Quindi non va confusa né con l'Eritrea né con la Somalia né con la Libia. Loro parlano di occupazione italiana come un episodio che dura una frazione di secondo nella loro storia millenaria. Non solo non è mai stata una colonia dei bianchi, ma nella sua storia recente ha scelto per un lungo periodo di agganciarsi all'altro polo, l'anti-occidente per eccellenza, l'Unione Sovietica. Ora rischia di scivolare verso un altro anti-occidente, la Cina. È dunque un punto di osservazione speciale. La si può attraversare con gli occhi bene aperti, senza avere lo sguardo velato dall'ossessione che in Occidente ci sia l'origine, la spiegazione la colpa di tutto. Ma un aggancio molto particolare con la sinistra politica correct risale alla grande carestia etiope del 1984. Fu una delle tragedie che diedero origine alla cultura pop umanitaria. Le catombe di bambini etiopi, del tutto simile a quella poi degli anni quella precedente degli anni 70 quando erano stati abbandonati a morire di fame da un imperatore che aveva un miliardo di dollari nelle banche svizzere, fu rivelata all'Occidente dal servizio di un reporter inglese. L'esordio dei musicisti Bob Geldof e Bono come coscienze critiche della gioventù occidentale, le loro campagne per l'Africa affondano le radici in quegli eventi. Le loro intenzioni sono state nobili, eppure... Ma l'idea di partenza era sempre quella. Noi siamo la causa, noi siamo la soluzione se soltanto facciamo le cose giuste. Onnipotenti nel male e nel bene, ombelico del mondo. Ritorno, ritorno un attimo indietro al a quel breve accenno che ho fatto prima mi sono soffermato sul fatto che lo schiavismo esiste da sempre, lo praticavano gli antichi greci e romani, lo praticavano gli inca e gli aztechi, lo praticavano tutti gli imperi africani, i cinesi e, e, lo, e naturalmente ha fatto quel, quel salto industriale con lo sfruttamento nelle Americhe. Ma l'unica cosa che abbiamo inventato noi è l'abolizionismo. Vi sfido a trovare dentro la pubblicistica Araba, un vasto movimento di denuncia delle colpe degli arabi nella tratta degli schiavi. Eh, loro sono degli imperialisti senza complessi di colpa. Noi siamo l'unica civiltà che ha questo dubbio permanente, questa mania di interrogarci su noi stessi, che fa parte delle nostre qualità. Almeno, però, diciamolo. Eh, diciamoci che qualche qualità noi ce l'abbiamo. E, e questo mi rimanda a un dibattito che è diventato improvvisamente attuale in America. Di nuovo io temo che per voi eh, possa sembrare un po' fantapolitica, ma vi assicuro che vivendo in America ogni tanto anche lì la sinistra radicale parte per delle belle vie tangenziali che sono... Sorprendenti, sconcertanti, inquietanti. Se penso che tra un anno e due mesi torniamo alle urne per eleggere un nuovo presidente e vedo quanto l'ultrasinistra, la sinistra politically correct, la sinistra dei campus universitari sta facendo, sta lavorando alacremente alla rielezione di Donald Trump ho i brividi alla schiena. Perché lo sciocchezzaio che si. Ha, che si che si accumula nel, in quest'ala sinistra del, del, degli Stati Uniti, eh, vi assicuro, dalle vertigini. Allora, è in corso un dibattito, ma serio, serio, con la partecipazione di politici, intellettuali importanti e naturalmente un folto seguito tra i giovani radicalizzati delle università. Sulle riparazioni, cioè il pagamento di indennità ai neri americani per lo schiavismo. Ci sono dei politici eletti come Alexandre Ocasio-Cortez, una pop star, la conoscete tutti, è una delle neo-elette democratica del eh, collegio di New York al, al Parlamento, alla Camera di Washington che ne fa uno dei temi discriminanti, dice dobbiamo scegliere nella nomination del candidato democratico qualcuno che, sia, che si impegni formalmente a pagare delle indennità agli afroamericani per lo schiavismo. Ora vedete lo schiavismo è stata una macchia orrenda, orrenda nella storia degli Stati Uniti. Eh, per abolirlo hanno combattuto una guerra civile che in proporzione fu una strage dell'ordine della prima e seconda guerra mondiale, per il numero di vittime. Fu, fu tra l'altro la prima guerra industrializzata, quindi con, con massacri di civili. È un periodo eh, incancellabile, prima di tutto proprio perché è incancellabile quest'idea che tutto si sani con il denaro. E inquietante, cioè paghiamo e, e non se ne parla più, patteggiamo e cancelliamo quella parte della nostra storia. Poi, però, qui si apre anche un, proprio una, una questione fondamentale sulle colpe del passato. Dove andiamo, fin, fin quando andiamo indietro, allora? Fino a quando andiamo indietro. Perché noi, noi occidentali, in questo, in questo continuo autocolpevolizzarci, perché fermarci soltanto allo schiavismo degli africani? Che, qu quali altri orrori abbiamo perpetrato prima? Beh, non lo so, io qua in Italia e la Francia ci fu la strage dei Catari. Vogliamo andare a cercare i discendenti? Dei... C'è un genocidio, eh? era, era, era una, una religione che è stata cancellata dalla faccia dell'Europa. Eh, forse dovremmo andare a negoziare con la tu Tunisia delle riparazioni per le guerre puniche, perché comunque Cartage è dell'Enda Est, eh, macerie e sale sopra le macerie. Ma senza andare così lontano, forse, forse mi state trovando un po' fuori tema, no? perché comunque lo schiavismo degli africani ancora ha delle ricadute. Nell'America di oggi è un paese che ha un problema razziale, non c'è dubbio. C'è un problema razziale e c'è del razzismo che porta nelle, nelle forme estreme e violente al suprematismo bianco. Abbiamo un terrorismo bianco in casa, delle stragi che sono state firmate da razzisti proclamati. Quindi è, è, un, è un tema grosso che giustamente agita la coscienza degli americani. Però vedete. Che, che tipo di messaggio diamo ai giovani africani se gli diciamo che in virtù delle ingiustizie patite dai loro nonni o bisnonni hanno diritto non so, a un reddito di cittadinanza in quanto discendenti di schiavi? Beh, portiamo questo dibattito qui da noi, perché guardate che nel mezzogiorno d'Italia c'è una cultura, i neoborbonici, Avete presente? No? È un movimento culturale, intellettuale e politico presente nel Sud. Il Sud è stato colonizzato dai piemontesi, non c'è stata una unità nazionale, c'è stata una guerra di conquista. E quindi tutto quello che accade nel mezzogiorno oggi, in fondo, ha le sue radici nelle malefatte dei piemontesi nei tempi di Cavour. Allora vogliamo aprire un dibattito sulle riparazioni? sulle indennità che il nord deve al sud, quale tipo di cultura andremo ad alimentare tra i giovani meridionali se gli diamo l'idea che per i torti presunti subiti dai loro antenati loro hanno diritto a vivere di rendita. È già una, una parte del paese dove c'è da tempo una cultura dell'assistenzialismo una tendenza ad aspettare sempre le soluzioni dallo stato. Una parte del paese che è stata impoverita dall'emigrazione, perché c'era un'epoca in cui non era tanto politically correct esaltare gli aspetti positivi dell'emigrazione, quando si fuggiva dal sud, noi sapevamo benissimo che l'emigrazione impoverisce i paesi di partenza. Altra Curiosa deviazione patologica della sinistra politically correct, della sinistra no border, quest'idea che chi accoglie l'immigrazione a braccia aperte è un benefattore. Ma allora i massimi benefattori sono stati negli anni '50 un certo avvocato Gianni Agnelli e Vittorio Valletta, amministratore delegato della Fiat. Loro a braccia aperte hanno accolto calabresi, pugliesi, campani, siciliani, sardi, hanno fatto un'operazione umanitaria che al confronto. Ma comunque torno al tema delle riparazioni, delle indennità. Attenzione, dove, dove, dove porta la cultura degli indennizi per tutto il male che fu subito generazioni fa? Concludo tornando a un altro dei miei paesi, quello dove ho vissuto cinque anni della mia vita, ma ci torno, ci torno per la verità ancora più spesso, la Cina. La Cina, la Cina ha dei manuali scolastici molto interessanti e bisogna studiare quello che studiano gli scolari cinesi alle medie o al liceo. Gli insegnano, che, eh, gli insegnano la favola rovesciata di quella che noi ci raccontiamo su noi stessi, cioè che l'imperialismo cinese è stato l'unico imperialismo buono, benefico, che non ha mai fatto campagne di conquista, di colonizzazione. Loro esaltano la figura più eh, raccontata, l'equivalente le, diciamo, di Cristoforo Colombo più Marco Polo, più eh, Amerigo Vespucci nei manuali scolastici cinesi è l'ammiraglio Zheng He. Zheng He, figura appassionante, è, è, è praticamente coevo di Cristoforo Colombo un po' prima, viene un po' prima. 70 anni prima di Cristoforo Colombo si lancia con una alla guida di una flotta imponente, siamo sotto la dinastia Ming, in esplorazioni. E, gira mezzo mondo, non si può nemmeno escludere che a un certo momento abbia toccato le coste del, eh, dell'America Latina, però di sicuro è stato molto in tutta l'Asia, in Africa, probabilmente ha varcato il capo di Buona Speranza, quindi l'Africa del Sud, ma non ha fatto colonie, non ha fatto vere e proprie conquiste territoriali, questo personaggio viene esaltato, tra, tra l'altro tra i dettagli interessanti era di religione musulmana ed era un eunuco, l'ammiraglio He. Comunque viene esaltato come la prova provata che la Cina è stato un grande impero mai, mai violento, assetato di conquiste, a differenza degli imperi cattivi che naturalmente siamo noi. Allora, ehm, tutto questo stride un po' con alcuni dettagli. I, I conti non tornano se uno guarda la carta della Cina. Eh, un terzo della Cina è territorio occupato. Tibet, Xinjiang, Mongolia. Eh, questi non hanno niente a che vedere con, con l'impero celeste, con gli Han. Queste sono eh, nazioni, etnie, civiltà che sono state conquistate e annesse. Allora, Vengo a al quest'altro brano da quando inizia la nostra storia. Ci sono occidentali che prendono per buona la favola rassicurante raccontata da Xi Jinping su una Cina che non avrebbe mai praticato colonialismo e aggressioni. Sono coloro che la storia cinese non la conoscono, oppure i seguaci del mito per cui solo l'Occidente si è macchiato di colpe che deve espiare facendosi da parte. La Cina quando i rapporti di forza lo consentirono, fu un impero come tutti gli altri. Praticò la sua forma di colonialismo, esigendo ossequio, soggezione e tributi dai paesi vicini, i quali lo ricordano benissimo. Nelle scuole del Vietnam e della Corea, nessuno si sogna di raccontare le stesse favole che insegnano agli scolari cinesi. Anche di recente, nell'ambito della sua storia moderna e comunista, ha praticato guerre di annessione o di aggressione in Tibet 1950, contro l'India 1962, contro il Vietnam, aggressione del 1979. In tempi più vicini ha combattuto certo meno guerre degli americani, ma forse anche perché era meno forte e aveva attorno a sé un cordone sanitario di basi militari USA, che forse Donald Trump sta per smantellare. Nei pochi anni che sono trascorsi da una mia intervista a Henry Kissinger, che cito in questo libro, è cambiato pure l'atteggiamento di Pechino verso l'ordine internazionale, con progetti grandiosi quali le nuove vie della seta, note anche come Belt and Road. I cinesi cominciano a proporre una loro architettura alternativa della globalizzazione. Ne Xi Jinping si trattiene dal proclamare che il suo sistema politico autoritario è migliore del nostro caos democratico ingovernabile. E quest'ultimo brano che vi ho letto ci riconduce all'apertura e cioè a Vladimir Putin il quale si trova perfettamente in sintonia con Xi Jinping, nel dire che noi siamo, noi, noi, no, non lui, noi, siamo dalla parte perdente della storia. Ora, che Vladimir Putin abbia interesse, prodomo sua, a teorizzare che la nostra civiltà è in declino, sta uscendo di scena, è perfettamente comprensibile. Che lo teorizzi Xi Jinping è altrettanto comprensibile più inquietante perché la Cina ha ben altri mezzi, ben altri mezzi della Russia per far avanzare un suo progetto imperiale, ma il problema vero, il problema vero siamo noi. Il problema è che queste frasi sprezzanti di Putin e Xi Jinping nei confronti della nostra civiltà trovano qui un terreno fertile, perché noi per primi abbiamo cominciato a... Prenderla picconate, l'idea stessa che ci sia una nostra civiltà da difendere. Allora non diamo la colpa né a Putin né a Xi Jinping, ma guardiamoci bene tra noi e cominciamo a ragionare su quelle le cose cui crediamo più fortemente e, e chiediamoci se non abbiano il diritto di essere chiamate civiltà e come tali di essere amate e difese. Grazie. Grazie Federico. Sappiamo perché vale la pena difendere la nostra civiltà, sappiamo perché vale la pena... Leggere e quindi comprare i libri che Federico ha scritto, e Federico eh, ovviamente è disponibile qui per firmare le copie e anche per parlare con tutti coloro che qui a Camogli lo stimano e gli vogliono bene, e lui mediamente una volta ogni tanto durante l'anno riesce a venirci a trovare. Grazie, Federico. Grazie. 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 Sì, sì, adesso mi dirigo per il firma copie dove si fa? Le regole sono che il firma copies si fa laggiù dove c'è il banchetto.